Bentrovati amici telespettatori di Cilento Channel ad un nuovo appuntamento con la rubrica Nutrizione e Benessere. Questa settimana parleremo di tutti quei disturbi che possono insorgere o che sono insorti durante questo periodo di quarantena, in seguito magari a degli abusi alimentari. In effetti questa pandemia del coronavirus ci ha colto in un periodo in cui eravamo già pronti a mettere in pratica tutti quei buoni propositi sia di alimentazione che di attività fisica, quindi proprio a marzo. E ovviamente la quarantena può far insorgere anche dei disturbi dell'umore, quindi l'insonnia, il cattivo umore, l'ansia, lo stress. E tutto ciò, diciamo, è capitato anche in un periodo in cui già normalmente vi era quel passaggio, diciamo, dall'inverno alla primavera, e in cui soprattutto nei soggetti più predisposti si poteva verificare il cosiddetto mal di primavera, in seguito magari all'aumento delle ore di luce, il passaggio all'ora legale. Quindi tutto ciò può aver comportato in questo periodo di quarantena a mettere in atto degli abusi alimentari che possono aver risvegliato tutta una serie di disturbi, quindi non causati da patologie sottostanti, ma semplicemente risvegliati magari dai nostri abusi alimentari. E quindi vedremo quali sono i principali di questi e poi ricorderemo alla fine quali sono le regole generali di una corretta alimentazione in questo periodo di quarantena, che speriamo duri ancora poco. Quindi partiamo con il classico gonfiore addominale. Il gonfiore addominale è una sensazione soggettiva di distensione addominale che può essere causata da tutta una serie di alimenti che nella fase sintomatica andranno ovviamente ridotti se non eliminati, possono essere il latte, i formaggi fermentati, le verdure, soprattutto alcuni tipi di verdure come i cavoli, i broccoli, ma oltre alla riduzione di determinati alimenti ci sono anche delle regole comportamentali per il trattamento del gonfiore addominale. Sicuramente aiuta il mangiare, darsi dei tempi per mangiare, quindi mangiare più lentamente, masticare bene gli alimenti, fare una corretta attività fisica. Possono essere d'aiuto anche le tisane, come sempre la tisana al finocchio o all'anice. Ovviamente, una volta poi ridotta questa sensazione di gonfiore, andremo a reintrodurre agli alimenti per capire anche a quali siamo più suscettibili, e quindi la tolleranza che abbiamo nei confronti di determinati alimenti. Un altro fastidio che può insorgere è sicuramente la stipsi, cioè la stitichezza, una frequenza di evacuazione inferiore alle 2-3 volte a settimana, che va trattata essenzialmente con un corretto introito di fibre, quindi circa 40 grammi al giorno, e anche un corretto introito di liquidi, quindi 2 litri di acqua al giorno, oltre che ad una regolare attività fisica. In questo modo potremmo anche ridurre quello che è l'utilizzo, per esempio, dei lassativi e orientarci magari verso dei prodotti anche più naturali. Passiamo poi alla diarrea, che invece è un aumento della massa fecale, quindi con un'evacuazione superiore alle 3 volte al giorno. Può essere acuta, come nel caso di cui stiamo discutendo, quindi successiva a degli abusi alimentari, oppure cronica, quando è ovviamente causata da patologie. Quello che causa le conseguenze della diarrea sono sicuramente uno squilibrio elettrolitico per un minore riassorbimento di acqua e sali minerali, e anche, diciamo, un'alterazione della flora batterica intestinale. Chiaramente nella fase sintomatica anche qui andremo ad eliminare tutta una serie di alimenti che possono essere il consumo eccessivo di fibre, i cereali integrali, diminuiamo gli zuccheri, i fritti, e ovviamente cerchiamo invece di aumentare i liquidi, quindi per contrastare la disidratazione, che in questi casi ci può essere. Così come può essere un'ottima idea anche quella di utilizzare dei prebiotici o dei probiotici, quindi proprio per correggere la disbiosi intestinale. Infine parliamo del reflusso gastroesofageo. Anche qui, per correggere questo ritorno acido che può essere causato magari da pasti troppo abbondanti, dobbiamo mettere in pratica alcuni accorgimenti sia alimentari che comportamentali. Quelli alimentari ovviamente riguardano soprattutto la riduzione degli agrumi, delle spezie, delle bevande troppo calde,
o troppo fredde, i cereali integrali in favore magari per esempio del pane tostato, e prediligere invece i legumi e le verdure nella forma passata e decorticata, il caffè, il tè detenato o decaffeinato, e vi dicevo anche degli accorgimenti comportamentali, come per esempio quello di evitare il digiuno prolungato, mangiare. Quindi fare 5 pasti al giorno, prediligere la frutta cotta, non fare dei pasti troppo abbondanti, evitare gli indumenti troppo stretti, oppure alzare per esempio anche la testata del letto, quindi per cercare di contrastare il ritorno acido in gola. Visti questi principali, diciamo, disturbi, passiamo invece adesso a quali sono le regole alimentari che dobbiamo seguire in quarantena. Ne abbiamo parlato già altre volte, quindi deve essere comunque un'alimentazione dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo idonea. Non dobbiamo mai saltare la colazione, evitare il consumo di sale in favore magari delle spezie, evitare gli snack troppo dolci, troppo zuccherati, gli insaccati, prediligere invece quello che sono i cereali integrali, il consumo di pesce, di carne bianche, consumare 5 volte al giorno frutta e verdura, ma anche prediligere la corretta idratazione, quindi almeno 1,5 litri, 2 di acqua al giorno, e praticare una corretta, per quanto possibile, ovviamente limitata anche in casa, ma comunque mantenere una vita attiva, quindi per quello che possiamo fare anche una regolare attività fisica. Vi rimando per gli approfondimenti a quanto abbiamo detto all'articolo che troverete sul sito e sui social di Cilento Channel o sulla pagina Facebook del mio studio, Studio Nutrizione e Benessere. Per chi volesse scrivere lo può fare all'email nutrizionericci@virgilio.it e ci rivediamo la prossima settimana per un nuovo appuntamento con la rubrica Nutrizione e Benessere.